Socialista senza partito, cristiano senza chiesa. Così Ignazio Silone, pseudonimo di Secondo Tranquilli, definiva se stesso. È stato, a mio parere, uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento, eppure è stato relegato in secondo, anzi in terzo piano. Ai miei tempi lo si leggeva per capire la questione meridionale. Io non l'ho mai capita, in verità, ma una cosa l'ho capita, credo. È stato un modo elegante per sminuirne il peso e il valore. Per questo oggi parlerò di questo libro, La scuola dei dittatori. L'editore è Mondadori, ma come puoi vedere è un'edizione tutt'altro che recente. Costava 1.800 lire e questo spiega quanto io sia vecchio. Ma di che cosa parla questo libro? Mister W, probabile futuro dittatore degli Stati Uniti d'America, viaggia per l'Europa con il suo fido consigliere, il professor Pickup. Lo scopo del viaggio? Studiare per bene come conquistare il potere. L'Europa infatti ha una grande esperienza in fatto di dittature. A Berlino governa Adolf Hitler e il suo partito nazionalsocialista. A Roma Benito Mussolini e il partito fascista. Ma al termine di un mucchio di incontri, Mister W non è affatto contento. Si ferma quindi a Zurigo, Svizzera, dove ha la fortuna di incontrare un italiano, Tommaso il Cinico. Qui Ignazio Silone dimostra di essere un geniaccio, perché la spiegazione di come nasce, si sviluppa e infine si instaura un potere forte, la dittatura insomma, non la affida al dittatore o ai suoi sgherri o agli intellettualoni e filosofi che sono sempre pronti a salire sul carro del vincitore. Niente di tutto questo. Ma la affida a un emigrato politico italiano riparato in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Perché soltanto un oppositore può davvero capire e svelare il cuore nero di un sistema politico oppressivo. Siamo alle prese con un saggio molto interessante dove i tre protagonisti dialogano attraverso 14 capitoli. La carne al fuoco è tanta, ma Silone si destreggia abilmente. Come si fa a uccidere una democrazia? Non c'è da preoccuparsene, ci pensa lei da sé a suicidarsi, con la crescita abnorme della burocrazia che comporta la crescita folle del bilancio dello Stato che alla lunga sfugge a qualunque controllo. Ricorda qualcosa? Ricorda forse un paese a forma di stivale che si trova in Europa? Da dove nasce la dittatura? Ma dall'impotenza dei partiti tradizionali nell'affrontare una crisi prolungata, per esempio lunghi anni di disoccupazione grazie ai quali si fanno avanti i totalitari. Perché sono così importanti gli intellettuali? Perché possano riabilitare eticamente le bastonate e dimostrare come la dittatura sia solo una forma superiore di democrazia. Perché è così affascinante la dittatura? Perché fa appello a tutto, tranne che alla ragione, eccetera, eccetera. Potresti pensare che questo libro non è adatto ai nostri giorni. In fondo apparve a Zurigo nel 1938 e da allora le cose sono cambiate. La democrazia ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, le dittature sono state sbriciolate dalle bombe. Ne siamo certi? La lettura della scuola dei dittatori, a mio parere, dimostra come la scuola sia aperta e che continui a sfornare moltissimi allievi. E cosa forse più interessante e inquietante, molti di questi sono certi di essere liberi. Alla prossima, e non scordare mai, non per la gloria, ma per il pane.